Lo sapevate? Se in Cina foste una persona tra un milione, ci sarebbero 1300 persone come voi. La Cina diventerà presto il primo paese del mondo in cui si parla inglese. Il 25% della popolazione dell'India con il più alto QI equivale a più di tutta la popolazione degli Stati Uniti. In altre parole, l'India ha più bambini superdotati di tutta la popolazione di bambini dell'America. Lo sapevate? I 10 impieghi più richiesti nel 2010 non esistevano nel 2004. Oggi formiamo studenti per impieghi che ancora non esistono, che utilizzeranno tecnologie che non sono state ancora inventate per risolvere problemi che non conosciamo ancora. Il Ministero del Lavoro degli Stati Uniti stima che chi oggi è studente avrà fatto da 10 a 14 lavori prima di avere 38 anni. Un lavoratore su 4 è assunto nella sua attuale azienda da meno di un anno. Una persona su 2 è assunta da meno di 5 anni. Lo sapevate? Una coppia su 8 sposatasi l'anno scorso negli Stati Uniti si è incontrata online. Ci sono più di 400 milioni di utenti registrati su Facebook. Se Facebook fosse un paese, sarebbe il terzo paese più grande del mondo, dopo l'India e prima degli Stati Uniti. Il paese con il più alto tasso di penetrazione della banda larga per l'accesso a Internet sono le Bermuda, al 19° posto gli Stati Uniti, al 22° il Giappone. Lo sapevate? Viviamo in un'epoca esponenziale. Ogni mese si fanno su Google 88 miliardi di ricerche. Nel 2006 questo numero era di 2,7 miliardi. A chi facevamo queste domande prima di Google? Il primo SMS è stato mandato nel dicembre 1992. Oggi il numero di SMS inviati ogni giorno supera il numero totale di abitanti del pianeta. Numero di anni che ci sono voluti per coprire un mercato di 50 milioni di persone. Radio, 38 anni. TV, 13 anni. Internet, 4 anni. iPod, 3 anni. Facebook, 2 anni. Il numero di apparecchi che avevano l'accesso a Internet nell'84 era 1000. Nel 92, 1 milione. Nel 2008, 1 miliardo. Ci sono circa 540.000 parole nella lingua inglese, ossia 5 volte in più che all'epoca di Shakespeare. Si stima che il New York Times diffonda più informazioni in una settimana di quante ne ricevesse una persona in tutta la sua vita nel XVIII secolo. Si stima che quest'anno saranno generati 4 exabyte di informazioni. È più del totale generato negli ultimi 5.000 anni. Il totale dei nuovi dati tecnici raddoppia ogni 2 anni. Per gli studenti che iniziano un corso di 4 anni, ciò significa che la metà di quello che imparano nel primo anno di studio sarà tecnicamente superata entro il terzo anno di studio. NTT Giappone ha testato con successo un cavo di fibra ottica che veicola 14 trilioni di byte al secondo in una sola delle sue fibre. È l'equivalente di 2660 CD o di 210 milioni di telefonate al secondo. Attualmente questa cifra triplica ogni 6 mesi e continuerà a moltiplicarsi così per i prossimi 20 anni. Nel 2013 sarà costruito un supercomputer che supererà le capacità di calcolo del cervello umano. In base alle previsioni, nel 2049 un computer da $1000 supererà le capacità di calcolo di tutta la specie umana. Lo sapevate? Durante questo video, negli Stati Uniti sono nati 67 bambini, in Cina 274, in India 395. E sono stati scaricati illegalmente 694.000 brani musicali. Qual è il significato di tutto ciò?